pomeriggio, benvenuti in conferenza pre-genovinese. Iniziamo subito con le vostre domande per il mister a partire dal Gazzettino. Prego Guido. Buongiorno. Buongiorno, domani vi attende una trasferta, inutile dire, difficile come lo sono tutte, ma contro una squadra che è in grande condizione, anche se rende di più in trasferta, ma l'Udinese rende di più in trasferta. Però dall'Udinese si attende, si dice sempre, un comportamento diverso, perché è giusto pretendere di più questo Udinese come comportamento generale. Io aggiungo anche che si attende anche un atteggiamento di qualche singolo diverso. Non mi è piaciuto, io sai che ho esaltato Luca, non mi è piaciuto contro l'ultima, chi era? Contro il Cagliari, troppo nervoso, ha rischiato anche di farsi espellere. Non mi è piaciuto Samardžić, fa una bene e una male. E non mi era piaciuto col Monza il signor Sacces, che dice che non vuole entrare in campo, dopo voi dite per giustificare che stava poco bene. Allora, non è per giustificare. È la verità, non è per giustificare. Si è sentito poco bene. E allora non si chiede se può entrare. Dai, le bugie hanno le gambe corte. È una bugia, comunque. Allora, andiamo alla domanda, dai. No, lascia che risponda lui. Sì. Eh no, scusa, perché se no andiamo via. La domanda deve farla lui. No. È rivolta a lui. Arriva. E lui ha detto, voglio sentire da lui se dice che stava male. Ma perché allora andiamo avanti. L'ha già detto. Comunque, te lo rivedrà. Ah. Bene, allora questa è la domanda. Aspetta, perché per la domanda ce ne tre di domande, mi sono un po' confuso io. No, allora, sono io sono d'accordo. Una... No, la premessa che hai fatto... Sono d'accordo con te e noi pretendiamo di più nonostante l'andamento dei risultati sia positivo. Noi pretendiamo di più perché sappiamo di avere un potenziale più grande. Per quanto riguarda Luca, che mi dicevi, te quando sai dell'importanza di una partita e hai 200 partite in Serie A, reagisci in un modo, quando ce n'hai 15-20 reagisci in un altro. Il suo modo di timbrare presente ha seguito più il nervosismo e la frustrazione di non riuscire a incidere. Sono convinto che Lorenzo farà una grande partita a Genova. Prego. Buongiorno mister, e passando al campo, come sta Pereira? Quanto autonomia ha nelle gambe? Vuole via. No, ti aveva... Cosa mi avevi chiesto? Se Sacces stava male contro Ok, sì, Isaac... Io chiedo Isaac, e questa è la verità. Se se la sentiva ad entrare, non se la sentiva perché ha avuto problema a flessore e quindi nell'economia della partita non ha inciso, ma... Ti apro anche una parentesi, secondo me è sbagliato prendere come capro espiatorio un giocatore. Io credo che noi siamo consapevoli che il potenziale nostro sia nettamente superiore, come siamo consapevoli che veniamo da un percorso di crescita importante. Vai, t'ho stuzzicato. Non è capro espiatorio un giocatore. Non ho capito. Non è un giocatore. In questo momento sto dicendo che l'Udinese, che ha problemi, non so di cosa, perché insomma, l'abbiamo capita che bisogna pretendere di più dall'Udinese, sì, perché sì. Può fare di più dall'Udinese. Sì, sì. Deve essere un blocco armato, tutti devono remare dalla stessa, questo voglio dire, non un capro espiatorio, perché per me Sacces, io non mi è anche simpatico se vuoi, Luca te l'ho esaltato prima della gara con la Juventus, quindi non è che io ce l'abbia con questo, con certo, quel giocatore, certo. Vedo la gara e dico che se l'Udinese vuole al più presto allontanarsi da questa brutta posizione, che sta diventando meno brutta perché anche il pari va bene, deve essere un blocco armato e tutti devono cambiare atteggiamento. In questo momento serve sacrificio, questo voglio dire. Corretto. Prego Alessandro, Udinese. Passando al campo invece, come sta Pereira, quanta autonomia ha e se lo vede titolare in che posizione del campo? Grazie. Allora, recuperiamo Pereira per la Salernitana. E lo vedo quinto, lo vedo mezzala, lo vedo seconda punta, lo vedo punta, lo vedo play e lo vedo portiere. Vedo un giocatore che voglio in campo.
altre domande? Buongiorno, volevo chiederti la, ciao, la soluzione di, diciamo così, perché mancava Camara, cioè di mettere Ebosele a sinistra. Io faccio questa riflessione, poi tu evidentemente la pensi in maniera diversa se lo metti a sinistra, cioè io vedo in Ebosele un giocatore molto istintivo che se lo togli dalla sua comfort zone potrebbe andare in confusione. E quindi io, facendo questo ragionamento, penso che in quel caso, quando tu cambi contemporaneamente i due esterni, come peraltro avevi fatto a Torino, e Torino era andata bene, ma lì dovevi stare soprattutto ad aspettare e ripartire, col Cagliari era una partita diversa, mi verrebbe da pensare che tu metti Ebosele a destra e Ferreira a sinistra. Mi spieghi invece perché tu opti per questa soluzione? Allora, l'analisi tua è corretta, cioè hai preso un pieno, è giusto, e secondo me Festi è un giocatore che ha un grande potenziale e che tante volte, quando gioca a destra, si va a infognare da solo se non trova lo sbocco di spazio. Quindi nella mia testa c'è, lo metto a piede forte, quando fa la sgasata ha doppia soluzione, cross, perché crossa benissimo di sinistro, oppure rientro e calcio, o rientro e chiedo l'1-2. Da quel lato lì volevo tirar fuori Augello un palleggio, perché secondo me avevano più problemi in profondità in diretta sul lato sinistro che sul lato destro, dove ho visto più problematiche sul lato di difesa di profondità diretta su Commina. Quindi sono scelte lì, concordo con te sull'analisi del giocatore. Ora fortunatamente abbiamo recuperato Hassan, che credo che voglia dimostrare che vuole riprendersi la maglia titolare, e quindi non lo vedi più a sinistra. Forse. Prego, ancora Alessandro. Sì, lo so. No. Sì, lo so. L'ho visto tutto, seguito. Prego, tutti. Leggendo anche un po' le parole degli altri allenatori o degli altri giocatori, un po' a livello nazionale, tutti definiscono l'Udinese una squadra molto fisica. Savelli, per esempio, stamattina ha detto che è la squadra più fisica del campionato. Le piace questa etichetta o è un po' limitante? Ma dipende, guarda, se uno è un po' permaloso è un po' limitante, ma sinceramente devi rispettare e prendere anche del buono dalle opinioni altrui. Io credo che essere una squadra fisica non vuol dire essere una squadra che non gioca a calcio. Noi abbiamo un modo fisico di attaccare lo spazio, perché abbiamo giocatori che secondo me vanno valorizzati in quella direzione. Poi se vai a vedere la partita col Cagliari o altre partite tipo Sassuolo, finché siamo rimasti in parità, abbiamo giocato a calcio, Monza compreso, dove il famoso possesso palla, anche lì va letto, è stato superiore se non pari, e quindi va bene, ci sta, cioè nella predominanza dei nostri giocatori ha spiccate caratteristiche fisiche, quindi questo non vuol dire che non sanno giocare a pallone. Prego. Ecco, mister, in settimana poi le avevo già chiesto di Deulofeu nella conferenza stampa prima, però evidentemente dopo quello che ha detto in questi giorni, magari se ci può dare un commento, il gruppo, quanto gli è vicino il gruppo, lei stesso? Ma io personalmente credo di essere stato molto vicino a Gerard e continuerò a esserlo, perché è una persona, concedimi il termine, speciale. Perché la mia prima esperienza allenatore è stato un elemento trascinante e un punto di riferimento per me. Gli sono vicino, lo chiamo, ancora devo offrirgli quella famosa pizza che confido che vinca. Io sono convinto che campione sei e campione rimani, sia se giochi che non giochi. Nel suo caso credo che l'avrà dura l'infortunio a vincerla. Finché lui vedrà uno spiraglio non molla niente. E poi son sicuro che fra 3-4 anni, quando deciderà di smettere, perché non ce la fa proprio più, si reinventerà, perché è un ragazzo intelligente e motivato. Prego, messaggero. Io ti chiedo invece una cosa su Retteghi Gudmundsson, che mi sembrano una delle coppie d'attacco, diciamo, delle squadre della classifica di destra, forse una delle più affietate. È vero che Retteghi ha segnato poco, ma ha avuto tanti infortuni, ma ti chiedo soprattutto di Gudmundsson, perché al di là della partita d'andata è un giocatore che crea problemi un po' a tutti, perché si fa la seconda punta, ma poi
si sposta molto, tende anche a giocare magari proprio dietro come seconda punta, ma come gioca un po' Pereira. E questi sono giocatori che a noi un po' per caratteristiche danno fastidio. Se avete studiato qualcosa di particolare? Allora, da studiare c'è poco, sono d'accordo con te sull'analisi. È un giocatore molto simile a Pereira, con caratteristiche diverse ovviamente, ma è un giocatore che ti porta fuori, va a ricercare il pallone. Bravo, bravo, sì, è vero. Assomiglia più a De Lofeo, che ti porta a spasso e aspetta di ricevere palla per strappare. Abbiamo preparato la partita ovviamente sapendo che è una delle punte di diamanti del Genova, come Retegui, tra l'altro ha più caratteristiche di profondità, ha più caratteristiche da seconda palla in aria, ma sono convinto che a Genova noi faremo una grande partita. E ne chiedo ancora una sull'ambiente, perché il Genova quest'anno forse ha una chimica tra ambiente e squadra fantastica, e anche quello è un avversario in più. Poi chiaro, non scende in campo, però vero, e ci sono due modi per approcciare l'avversario in più: che te la fai nei pantaloni o che ti esalti, e io sono sicuro che noi ci esalteremo. Perfetto, grazie. Chiudiamo allora. Sì, stiamo esaltando il Genoa, che merita i complimenti, perché credo che sia il miglior Genoa del dopoguerra, dopo quello degli anni 90 di Scoglio e Bagnoli. Però parliamo anche dell'Udinese. L'Udinese non parliamo mai, sempre. Sì, è vero, io ho parlato dell'atteggiamento, ecco perché sono severo, perché da questo Udinese pretendo di più. Ma l'Udinese ha vinto con la Juventus, ha vinto col Milan, ha messo sotto altre squadre, poi dopo per varie situazioni non le ha vinte, ha messo sotto il Bologna, deve stare attento, credo, anche il Genoa. Io credo che il Genova ci rispetterà tanto. Noi sappiamo che abbiamo grandissimi margini di crescita, è per questo che dopo tanti risultati che ti hanno lasciato l'amaro in bocca siamo riusciti a ritrovare una quadra e a fare una striscia di risultati positivi, dando sempre la sensazione di poter vincere quindi questi sono i nostri punti forti, e noi sappiamo che in questi punti forti abbiamo ancora tanti margini di miglioramento, che è ciò che ci dà la forza di cominciare la settimana cattivi, affamati, decisi, cosa che ho visto. Pellegrini. Chiedo scusa, l'ultima. Volevo chiedere, lei parlava di certezze nella squadra, è in crescita, eccetera. Guardandosi indietro, quali punti le dà più fastidio aver perso? Contro quale squadra? Dove l'Udinese doveva per forza portare a casa i risultati? Quanti punti mancano? A me darà fastidio i punti che non faremo da qui in avanti. E credo che noi faremo punti, credo che noi siamo sulla strada giusta. Grazie a tutti. Ciao.